ragionando sui bozzetti dell'area d'ingresso, abbiamo pensato che l'idea di spostare nella sala riunioni, dietro l'edificio, una quantità di materia ci offriva la possibilità di realizzare un controbilanciamento rispetto alla zona d'ingresso. Sbalzi che si librano nel vuoto, senza sostegni, senza pilastri. In termini pratici, com'è stato possibile dare forma a una scelta così ardita? Quali tecniche, quali strumenti, quali materiali hanno reso possibile la realizzazione di questa scelta progettuale? Un progetto molto complesso. Ci è voluto molto rigore per farlo funzionare. Soprattutto capire tutti gli elementi che entravano in gioco e, una volta capiti, farli entrare in tre categorie. Sono le tre categorie strutturali che stanno all'interno di questo progetto. Abbiamo proceduto con due modalità diverse: il lavoro in opera e il lavoro in officina. Il lavoro in opera è stato, diciamo, la creazione dell'osso, dell'ossatura portante. Il lavoro in officina è stato tutto l'ingabbiamento, tutte le membrane, tutti gli elementi secondari. Piani e volumi si intersecano, si distanziano, si alzano. Gli spazi prendono forma, librandosi nel vuoto. È il trionfo dell'orizzontalità. Lo scenario naturale diventa tutt'uno con l'edificio. Ma come è stato possibile realizzare questa struttura di 13 metri che si estende completamente nel vuoto? Come abbiamo risolto questo enigma strutturale? Perché non è un caso classico, non è un caso da manuale, non è un caso classificato finora. Se guardiamo un albero, tra la radice e il ramo è un'unica fibra che continua. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un sistema fondazione sbalzo il più possibile in continuità, questo adoperando il cemento. A questo punto è necessario armare ulteriormente il cemento per migliorarne la resistenza. Si decide così di adottare il sistema della precompressione. Con la precompressione, le fibre del cemento vengono compresse in modo che, quando sono sottoposte a sforzo, il peso libera parte delle tensioni interne alla struttura stessa. Dove siamo arrivati ai limiti del cemento, abbiamo continuato con l'acciaio. Le strutture sono imponenti e per le loro dimensioni devono essere realizzate in officina e trasportate poi in cantiere con mezzi speciali. Da un punto di vista emozionale è stato molto interessante il fatto di vedere l'arrivo di queste strutture finite che poi venivano issate con l'ausilio di due gru che hanno lavorato contemporaneamente. Il momento del montaggio di questi elementi sull'osso, sull'ossatura cementizia, è stato avvincente, emozionante. Tutto questo è stato possibile con la collaborazione continua fra architetti, strutturisti, operai proprio, capocantieri, tutti riuniti allo stesso tavolo per realizzare gli sbalzi. La struttura continua a crescere tra cemento armato, carpenteria metallica, precompressione e strutture prefabbricate.